Va bene, raga, riprendiamo l'avventura di Metro Exodus. Siamo in una situazione non critica di più. Non abbiamo munizioni, non abbiamo kit medici, siamo mezzi morti e dobbiamo dirigerci al faro che c'è da quella parte. Ora, qui non ho capito, ma ha cambiato la visuale, non vedo più nulla. Ah, qua ci abbiamo un punto di interesse, credo. Qua c'è una zona di nemici, andiamocene via subito. Andiamocene via subitissimo. Ecco il faro. Dobbiamo farci sfuggire questa occasione. Aiutiamola, ma siamo allerta. Forza, qui Miller, passa e chiudi. Allora, scendiamo un attimo. Dobbiamo aiutare la signora, però abbiamo quattro proiettili e siamo più morti che vivi. Vediamo se il gioco decide. Ma raga, però non è possibile che... Ah, questo qua mi dà qualcosa. Sì, vabbè, dai. Raga, sto gioco qua. Abbiamo due coltelli. Qualcosa. Allora, facciamo un tentativo. Mi ha dato 6 proiettili. Mi sembra di sognare. Non dici proiettili. Cioè, praticamente devo fare headshot e... Probabilmente non ho la chiave. Allora, che cacchio sta succedendo? Allora, attrezziamoci con gli infrarossi. Quello è mezzo ferito, allora vediamo che magari riusciamo anche a fettargli dei proiettili. Mi ha dato 2 minuti di bombola d'ossigeno. Ah no, 8 minuti. Vabbè, allora ho 11 proiettili, no, 15 proiettili.
Che ansia però raga giocare così, eh? Troppo. Aspetta. Facciamo un cambio. Dai, così va un po' meglio. Questa qua è una scelta, avete visto come fa quel boom, quel rumorino di così, è una scelta. Vediamo questo. È sempre un colpo. E dai, almeno su sti cadaveri dammi qualcosa. Ci sono delle trappole. Stiamo molto attenti. Allora, ho trovato anche una Molotov. Perfetto. Ok. Proviamo a togliere qua, vediamo se. Così evitiamo di dover ricaricare. Mille volte. No, meno male che mi sta dando qualcosina. Mamma mia raga, meno male. Meno male ci sono i coltelli da lancio. Meno male. Andiamo a quest'arma. Non so cosa cambia sinceramente tra questa e questa. Però questo c'è un puntatore laser, quindi vado per il puntatore laser. Questa è una trappolina. Prendiamoci i proiettili. No, aspetta, il coltello da lancio. Ah sì, no, due l'ho preso. Perfetto, vediamo quest'arma qui. Ah no. Abbiamo tre proiettili, no, niente. Allora ci prendiamo questa. Lassù c'è un passaggio. Controlliamo prima qui. Ok, ah, la cosa sembra migliorare leggermente ora. Abbiamo dei proiettili. Non abbiamo kit medici, ma per noi non abbiamo dei proiettili. Abbiamo un'altra trappola.
Avanziamo con calma. Con molta calma. Ah, vedete che questo qua può contenere due proiettili. Ok, ci sono della roba, ottimo. Siamo ritornati. Quasi full. Questi proiettili qua li consumi in un secondo, eh. Però. Quelli cosa sono goal. Allora io farei un salvataggio. Proviamo a salvare, perché abbiamo giocato bene, però ho paura di beccare i nemici che con un colpo mi stendono. Perché non ho con me kit medici. Ne ho zero. Ok, siamo in zona di guerra. Allora prepariamo il coltello. Eccoli lì. Sono morto. Con un colpo. Dobbiamo muoverci tutto a sinistra. Allora proviamo a fare il giro tutto a sinistra. Perché se io faccio fuori quello mi vedono qui tutti quelli là, magari a sinistra un pochino più copertura. Andiamo di qua tra le rovine, vediamo anche se riusciamo. What the fuck? Ma che è sta zona qua gigantesca? Allora, adesso ci pensiamo dopo. Andiamo a salvare l'aereo. Accendiamo. Salviamo.
Avevo eliminato. Questo secondo me può essere più utile. Come cazzo facciamo a prenderla se rimane là sopra? Torniamo. Però sta cosa non c'ha mirine, c'ha. Allora, che coglione. Boh, torniamo indietro. Ah, raga, è difficile l'unico modo. Ci avviciniamo a quello lì, che è dietro la macchina. Avremmo dovuto portare i assassini. Non possiamo spararle da qui con le nostre. Avremmo dovuto venire qui, così non ci avrebbe visto. Quando torno alla piattaforma mi ubriaco a svenire. Uccidiamole tutti quei cani, poi ci faremo un tè. Poi ci faremo un tè. È tranquillo? Sono tutti morti? Dai, allora vieni quassù. Allora arrivo, però voglio. Voglio riprendermi il mio fucile. Questo qua. Hai ucciso i miei nemici, perciò sei mio amico! Ottimo, sei intelligente. La porta è bloccata! Mando giù l'ascensore! Ok, allora io però mi faccio prima di tutto un giro di recupero risorse. Ma dove siamo? Ah, noi il nostro treno dovrebbe essere tipo là, credo. Ora qua c'è qualcosa che vale la pena controllare prima di salire. Possiamo attivare qualcosa. C'è tipo un carrello. Allora, vediamo qua dentro. Molto probabilmente dobbiamo
Vogliamo andare a parlare con lei prima di... Proviamo a vedere qua sotto. Qua dobbiamo andare a... probabilmente dobbiamo andare a parlare con lei. Qua c'è sto carro a lui. Faccio stessa raccomandi che non si attiva. Qua c'è sto coso. Qua sotto sto qua non si attiva. Qua non si attiva niente. Andiamo, torniamo da lei. Andiamo a prendere l'ascensore. Poi c'era quella zona lì nemica da fare, però... Ma che c'è roba, eh? Oh, no. Devo controllare meglio, raga, perché non posso lasciare in giro. Questa qua l'ho ribeccata per culo. Solo per culo. Pistola. No, perché ragazzi, davvero da qui se vado avanti che non ho risorse, ragazzi, arrivo tipo a fine gioco che vengo blo sono bloccato, devo rifare di nuovo, cioè devo rifare tutto praticamente. Almeno che, vabbè, ovvio, posso abbassare la difficoltà. Allora, io ho lasciato il furgone lì, quello lì è il mio furgone, quella lì è la zona dei nemici. Quella zona. Vieni. Chi uccide i Munai Baelè è mio amico. I Munai Baelè, come li chiamiamo, hanno schiavizzato la mia gente. Volevano mettere in catene anche me. Meglio la morte. Vi sono debitrice. Ma perché sei? Per Quindi 5 anni saccheggia non ho visto tutto. nessuno eccetto i Munai Baelè. Cosa Questo c'è sai che li ha Cecchino, eh? vicino al tuo fatto? Prima della guerra c'era un centro di comunicazione. Mia madre lavorava lì. Era un ufficiale. È abbandonato da un bel pezzo. Sono andata lì dopo la guerra a cercare tracce di mia madre, ma non ho trovato niente. Non se la passa male qua però, dai. C'è il sai suo che abbiamo aiutato? lettino. Se vogliamo andare, andiamo adesso. Prima che ne arrivino degli altri. Se devi riparare qualcosa, usa il tavolo da lavoro. Ah, È buono. molto pericoloso. Un uomo intelligente non ci andrebbe. Tu sembri intelligente, ma non hai scelta. Che ti medici? Cos'è sta roba? Allora, questi qua sono fucili di precisione. Io vorrei fare i proiettili, questi qui. Munizioni incendiarie. Ingranaggi 10. Questi costano tanto, però. Facciamo questi qui, le sfere d'acciaio. Al massimo. Queste ci coprono un po', cioè ci aiutano un attimo.
Vabbè, dai, già va meglio. Se potessimo anche riposare per recuperare la salute sarebbe fantastico. Chissà se su questo letto. No. Aspettiamo di usare il kit No, medico. sbrigati allora, non Magari abbiamo ce tempo. ne. Facciamocene un altro ancora. 20. Siamo un po' schifo. Questo qua ce li teniamo per sicurezza. Prima della guerra qui era bello. Ricordo il mare. Avevo 5 anni. Mia madre era giovane. E viva. Ora c'è solo il deserto. Gli animali sono diventati mostri. Le persone sono diventate animali e la mia gente. Ora sono schiavi. Sono stati i cani del petrolio a trasformarli in schiavi. Il mare è sparito, ma il petrolio è rimasto. I vecchi sono morti ormai. Sono rimasti i giovani e obbediscono tutti ai loro padroni. I Munai Baeler dicono di essere gli dei del fuoco. E i giovani ci credono. Mia madre è morta 5 anni dopo la guerra. Sono rimasta sola. Allora, osservatorio. L'osservatorio è qua. Ah, è dove ero andato io prima. Va, vedi. Dimentico le cose. Non posso permettermelo. Ci sono stata, so come aprire la porta, ma non sono mai scesa giù. Ci sono i ragni. Qua è tutto bloccato. Dove sono andato prima? Fatto bene però, eh? Cioè, vabbè, a parte che l'avrebbe detto comunque anche se l'avessi attivata ora. Ok, sto andando a morire. Se vedi la foto con mia madre, prendi. E te ne sarò grata per il resto della mia vita. La foto della madre. Merda. Ho visto uno grosso. Oh, merda.
C'è un passaggio. Ah, di qua non si riesce a salire. Mi sa che quella lì è l'unica strada. Allora io secondo me è un po' sprecato il fucile a pompa per questi. Un po' sprecato. Mi sciorrani da sopra. Ah, bella inquietante, eh? Bella inquietante. Si scende. Allora, merda, vabbè, ma devo ucciderli. Devo ucciderli. Io volevo risparmiare proiettili. Un po' di colpi li ho, li posso anche utilizzare. Figa, ma non muore. Qua è tutto bloccato. Non posso. Non posso fare nulla. Cioè, non posso. Mi sa che non posso combatterlo questo. Ora lei voleva anche la foto di sua madre, quindi boh, andiamo a vedere.
What the fuck? Allora, vediamo se riusciamo a trovare anche la foto. Dobbiamo fare la cosa inversa. Cioè accendere le luci. Raga, io non la vedo la foto di sua madre e poi il problema è che... Cioè, sta consumando tutto l'ossigeno. Non mi sembra niente. Non diffondete il panico. Il messaggio del suicidio del colonnello Markov deve essere tenuto nascosto. Ve lo classificherò top secret. A parte noi tre, nessuno deve conoscere i suoi ultimi ordini, che sono in ogni caso di privi di qualunque valore. Markov si è ucciso per evitare di assumersi la responsabilità di eseguire quegli ordini. La direttiva 01 deve essere rigorosamente rispettata. Chissà che ordini avevano. Non abbiamo la manodopera nei mezzi di trasporto per affrontare un viaggio di 3 km. Qua dove siamo arrivati noi. Un coltello. Vediamo se riusciamo a beccare. Qua si scende ancora. Cavacca, mi dispiace non riuscire a prenderle, raga. Però non ho moltissimo tempo. Facciamo un salvataggio. Aspetta. Ah no, così qua la luce. Non è neanche detto che siano per forza qui, eh.
Andiamo via, andiamo giù. Almeno che... Cioè... Se non avessi problemi di ossigeno... Vedi che fatica. Se non avessi problemi di ossigeno, lo cercherai tranquillamente. Carichiamo la torcia. E dai, veloce però. Sto andando 3.000 perché vorrei trovare le foto della... No, raga, non si riccia. Se finisco l'ossigeno. Ah, vedi? Top. Senza sprecare proiettile. Andiamo velocissimo. Non posso togliere. Nuovo appunto. Dopo aver finito di esaminare le ultime fotografie del satellite, siamo giunti alla conclusione che il bacino stia accumulando la ricaduta radioattiva sotto forma di un deposito sul fondo senza interferire l'ecosistema. Tuttavia è chiaro che gli effetti a lungo termine dipenderanno un tot dalle condizioni della chiusa. Se invece l'acqua dovesse infiltrarsi, porterà con sé migliaia di tonnellate di sedimenti radioattivi. Vabbè, raga, io direi che ci salutiamo di qua. Andiamo avanti col prossimo video che mi sembra una missione bella lunghetta. Come sempre vi invito a supportare il canale con un mi piace e un'iscrizione e ci vediamo alla prossima. Ciao!